Ciao, sono Salvatore Vindigni, sono un formatore, sono un coach e aiuto le persone a superare i propri blocchi emotivi. Le aiuto a perseguire e raggiungere i propri obiettivi, le aiuto ad avere più consapevolezza di se stessi e del percorso di vita che stanno intraprendendo. E oggi voglio darti la mia testimonianza, proprio perché questa testimonianza possa incoraggiarti a capire che si può migliorare la propria condizione di salute, che si può stare meglio e che possono migliorare le proprie condizioni di vita. Io sono un pluripatologico, sono una persona che ha fumato per 35 anni e ha avuto degli enfisema bollosi a polmonari. E sono un ex diabetico, insulinodipendente, prendevo anche delle compresse di metformina. E sono stato anche un cardiopatico con un infarto trattato con uno stent. Ovviamente prendevo più di 14 farmaci al giorno. I medici mi dicevano che erano dei farmaci salvavita. E quando io chiedevo quando potevo diminuire questa terapia farmacologica, perché comprendevo un po' da neofita che mi stavo intossicando, loro mi dicevano che essendo una terapia salvavita, io l'avrei dovuto prendere a vita. E io ero deluso da questa risposta, ma anche demotivato. Avevo perso la speranza. Io ero convinto e avevo compreso che era una persona che cercava di superare determinate situazioni di salute, ma le stavo peggiorando da un altro punto di vista, perché prendendo tutti questi farmaci mi stavo intossicando. Sapevo che i miei reni, il mio fegato, magari non ce l'avrebbero fatta. E quindi cercavo un'alternativa a questo. Dietro consiglio di amici, di parenti, di conoscenti, ho girato tanti medici, i quali poi alla fine mi confermavano sempre la stessa teoria. Lei purtroppo ha questa condizione pluripatologica, deve continuare a prendere a vita questi farmaci. Ma io non mi sono arreso. Ho continuato nella mia ricerca fino a quando non ho avuto l'opportunità di conoscere il dottor Alonso. Quando ho iniziato a seguire dei corsi che il dottor Alonso teneva e vedevo qual era la filosofia che lui sposava con i propri pazienti, cioè quella di vedere la medicina come un ruolo per aiutare le persone a stare bene. Il suo obiettivo era quello di ridurre i farmaci e di portare le persone a svolgere una vita normale, raggiungendo grandi performance e migliorando la propria qualità di vita. Quando iniziai a sentire questi discorsi, ho detto sicuramente questo è il medico che fa il mio caso. Ovviamente tutti dissentivano da questa mia scelta perché era un giovane medico e che quindi non aveva esperienza. Ma io ho detto a me l'esperienza non importa, ha esperienza chi per anni persegue sempre la stessa cosa. Infatti tutti i medici in cui ero andato erano esperienti e adottavano sempre lo stesso protocollo. E per loro devo prendere a vita tutti questi farmaci. Ed era una persona con delle aspettative di vita molto scadenti. Quando decisi di affidare la mia salute al dottor Alonso e ho iniziato ad avere l'opportunità di poter parlare con lui, ho scoperto delle cose che mi hanno tanto incoraggiato, come il fatto che lui è un grande studioso, è un ricercatore che continua costantemente a studiare, a tradurre tutte quelle che sono le pubblicazioni scientifiche, le ultime scoperte nel campo della ricerca. Questo mi ha molto incoraggiato e quindi ho detto sicuramente riuscirò a superare questo mio momento così triste nella mia vita. E devo dire che il dottor Alonso ha riacceso la mia speranza. Questa è la prima cosa che ha fatto, questo mi ha aiutato a reagire, a seguire il suo metodo. Oggi posso affermare che sono una persona che sta bene, che ha migliorato notevolmente la sua condizione di salute, che ha aumentato le sue performance. Sono una persona oggi che si muove, che fa sport, che ha raggiunto il proprio peso forma e che vive una qualità di vita ottima. Non sono più una persona che prende 40 farmaci al giorno, sono una persona che è ritornata a vivere. Quindi voglio incoraggiarti che con l'impegno e affidandoti alla persona giusta, al medico giusto, anche tu puoi ottenere ottimi risultati migliorando la tua qualità di vita e le tue performance. Ciao!